un'opportunità di sviluppo culturale, sociale ed economico per un territorio. L'opportunità è Arte Pollino. Il territorio è il versante lucano nel parco nazionale più esteso d'Europa. Il progetto, cofinanziato dall'Unione Europea per 1 milione di euro, è della Regione Basilicata, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Biennale di Venezia. Muovendosi da artisti abituati ad operare nei contesti internazionali, l'obiettivo è quello di sviluppare un'immagine nuova, riconoscibile ed attraente del contesto territoriale, valorizzando anche le risorse umane locali. Gli artisti saranno chiamati ad interpretare le realtà del Pollino, portando elementi di innovazione e con la propria sensibilità e con la capacità peculiare di comunicare oltre le barriere culturali e temporali, potranno consentire a quanti vivono nel territorio di collegare la propria esistenza agli eventi svolti. Arte Pollino è un progetto complesso che riguarda la qualificazione del versante lucano del Pollino attraverso interventi di arte contemporanea. È un progetto che prende le mosse da alcune idee che sono state già applicate in altri contesti simili, in Italia e all'estero, e che vuole trasformare questo territorio qualificando non solo la cultura, ma anche il turismo e attraendo quindi nuovi visitatori con un nuovo tematismo. Pollino ha sicuramente delle grandi potenzialità ancora inespresse, che sono non solo caratterizzate dalla presenza di un habitat naturale molto importante e unico, ma anche da tradizioni culturali e da una serie di potenzialità che, come dicevo prima, sono ancora sottovalutate e che possono diventare un effettivo volano di sviluppo per quest'area. Purtroppo negli anni passati molto è stato fatto, ma ancora non si è raggiunto un livello di diffusione e di amplificazione dei risultati possibili derivanti dalle politiche sul turismo, per esempio, ma anche sulla qualificazione delle attività produttive, la finalizzazione, per esempio, di produzioni tipiche nel settore agroindustriale.